A Locri è tempo di assestamento. L'assessore all'ambiente, Alfonso Passafaro, ha formalizzato le sue dimissioni senza però prima togliersi qualche sassolino dalla scarpa, o forse è meglio dire spina dal fianco. La rottura tra Passafaro e Calabrese, giustificata dall'assessore dimissionario come legata a motivi di profonde divergenze nel modo di concepire la politica, trova oggi una pronta risposta dal sindaco di Locri, che da noi raggiunto telefonicamente ha espresso il suo dispiacere per quanto deciso dal suo assessore. Ma combattivo come sempre, ha annunciato che andrà avanti nel percorso intrapreso un anno fa con la stessa determinazione. Evidentemente abbiamo due modi diversi di intendere la politica, non ho capito quale sia il suo, conosco bene il mio, è un sistema trasparente al servizio dei cittadini e non so quindi questa divergenza su cosa sia fondata. E mi è dispiaciuto anche ascoltare determinate affermazioni e io ritengo e spero che l'assessore Passafaro si voglia ricredere, soprattutto anche delle affermazioni fatte, perché qui c'è stato un grande impegno da parte di tutti i consiglieri comunali, gli assessori di maggioranza, che hanno lavorato con dedizione a questa causa al servizio dei cittadini in questi 12 mesi. I risultati sono davanti agli occhi di tutti, risultati concreti, risultati tangibili. Locri sta cambiando grazie all'impegno di questo gruppo di persone. Mi dispiace che Passafaro, che ha sostenuto altre tesi durante questo anno, oggi se ne esca con queste affermazioni e dopo una fase di incomprensioni, di difficoltà dovute soprattutto alle recenti elezioni europee, dove ci ha visto su posizioni politiche completamente differenti. Ritengo di, avendo raccolto un'eredità pesantissima di 20 anni di pessime amministrazioni, ma non per responsabilità politiche sempre, che ci sono state nel corso degli anni, dovute anche a fattori contingenti. Oggi ieri la situazione della città era sicuramente pesantissima e ne ero consapevole. Non ritengo di aver seminato spine né io né gli altri consiglieri ed assessori della mia maggioranza. Riteniamo di aver avuto il coraggio di aver affrontato con determinazione e a testa alta e senza compromessi tutte quelle situazioni che di fatto avevano compromesso la situazione della città. E quindi probabilmente abbiamo creato tanto malcontento in alcune situazioni consolidate, in alcune situazioni in cui qualcuno si era protetto il proprio orticello. Questo è quello che abbiamo fatto. Abbiamo smontato queste situazioni, l'abbiamo fatto con grande coraggio, e con grande coraggio e determinazione continueremo questo percorso. Per continuare il percorso politico che ci hanno affidato i cittadini e continuare questo percorso di risanamento in tutti i settori dell'ente, non solo nell'ambiente come ha detto Passafaro, perché abbiamo messo mano a tutti i settori della pubblica amministrazione. Stiamo innovando tutto, stiamo cambiando il destino di questa città, con grande sacrificio, con grande impegno, con grande dedizione, dicevo prima, e quindi siamo orgogliosi di questo risultato. Siamo dispiaciuti oggi per l'atteggiamento dell'ex assessore Passafaro, e sinceramente io ancora auspico che il tutto si possa ricomporre, anche perché Alfonso è stato uno che ha dato una grossa mano in questo anno, e le incomprensioni politiche ci possono stare, e le affermazioni fuori luogo dovute al risentimento a qualcosa ci possono stare e si può passare soprattutto, però non bisogna poi esagerare e far credere ai cittadini chissà cosa. Comunque in ogni caso noi andremo avanti, ho avvocato le deleghe dell'assessore Passafaro saranno gestite da me personalmente, l'ambiente e le attività produttive. Non c'è fretta di nominare nessun assessore, anche perché ribadisco e spero che Passafaro possa ritornare sui propri passi.